Vuoi sapere quali sono le borse più grandi al mondo? Te lo dico in 2 minuti. Le borse più grandi al mondo è Wall Street, il New York Stocks Exchange. In termini di capitalizzazione, il Nasdaq, che è sempre una borsa di New York, ma una borsa dedicata ai titoli detti tecnologici, sta superando il NYSE in termini di volumi di scambi, proprio perché, essendo il titolo, l'indice dei titoli tecnologici, dove sono quotate Apple, Google, Facebook, Amazon. Un'altra borsa molto grande è Tokyo, che è sicuramente la terza borsa, ma anche la più grande borsa dell'Asia. Anche se ultimamente la Cina con le sue 3 borse sta crescendo molto perché ha Hong Kong, ha Shenzhen e ha Shanghai. Sono 3 borse distinte dove sono quotate titoli diversi tra di loro, ma che messe tutte insieme iniziano ad essere molto grandi. Poi, per esempio, in Europa c'è Londra, che è una delle più grandi al mondo, ma poi c'è anche l'Euronext. L'Euronext, dove parte la borsa italiana, che una volta era di Londra, adesso è diventata dell'Euronext, è l'unione di più borse, tra cui Francia, Italia, Olanda, Belgio, Portogallo e anche Norvegia. Oggi l'Euronext è una fusione di più borse che è diventata quasi la più grande in Europa dopo Londra, sicuramente la più grande dell'Unione Europea. Poi ci sono anche borse emergenti che stanno crescendo, come l'India, che ha 2 borse, il Brasile piuttosto che Singapore. Per chiudere, bisogna anche dirlo, l'Italia, se non fosse nell'Euronext o prima, o quando avevo un matrimonio con Londra, sarebbe stata a fuori dalle prime vendite. È una borsa molto piccolina ancora, con pochi titoli, poca capitalizzazione e pochi scambi.